Attenzione per chi guarda questo video, mi raccomando, sei pregato di utilizzare il dito più veloce del West, anzi del web, per poterti accaparrare i capi alla velocità supersonica della luce. Quindi buona caccia e buona visione e apriamo la guerra! Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping, faccio la stupida ovviamente in queste intro. Allora, volevo subito partire con questo abito meraviglioso che non so perché mi ricorda le spose. Sarà questo velo da sposa, non lo so, è stupendo. È un abito leggerissimo che fa subito vacanza, fa subito Grecia, fa subito località appunto di mare. Leggero, meraviglioso, assolutamente non trasparente e in condizioni perfette, stirato apposta da me, dalla sottoscritta. È veramente bellissimo, sul fondo fa questo drappeggio tipo un sacchetto ed è veramente molto chic, immaginatevelo con l'abbronzatura. Che meraviglia di abito, la taglia è una SM ed è condizioni perfette, pari al nuovo. Abbiamo poi un jeans, questo è una taglia 42 a vita bassa e costa soltanto 1,50 euro, in ottime condizioni direi perfette. È uno skinny color grigio chiaro, per chi ama la vita bassa è un'ottima occasione da non perdere, molto molto carino. Poi abbiamo un abitino, questa è una taglia 44 color lime, bellissimo, veramente stupendo, del brand tipo Jessica se non ricordo male, è molto carino, si può portare con le spalle scoperte oppure tirato un po' più su. Guardate che meraviglia la manica tutta con questo macramè ricamato, volendo ci si può mettere anche una cintura in vita oppure lasciarlo così svolazzante con un bel sandaletto basso, io lo trovo adorabile. E poi è un colore bellissimo perché questo lime è molto particolare e per l'estate secondo me è un colore veramente top da avere nell'armadio. Un altro tuppettino meraviglioso, questo tutto di balze, H&M taglia 46 ed è tipo dalmatato, lo adoro, inutile dirvi, è fatto anche molto bene perché ha la zip che adoro, questa trama dalmatata e si usa veramente tantissimo. Di recente ho acquistato un cappottino ad un mercatino vintage quando ancora si poteva andare, cioè non di recente in realtà, quest'inverno, e il dalmata è una stampa molto difficile da trovare, vi dico la verità. Abbiamo poi un abitino, questo è un po' più invernale, però ho deciso di mettervelo lo stesso perché potete metterlo via per la prossima stagione, dopo di quella che verrà che è l'estate. È un abito lungo fino alla caviglia, lo adoro, una taglia S ed è trasparentino, quindi bisogna mettere sotto un altro vestito o una sottoveste o quello che volete voi, molto molto interessante. Potrebbe fare anche da potrebbe fare anche da maxi maglione con sotto tipo un leggings e un'altra maglietta, tipo come se fosse un soprabito, bella idea. Poi abbiamo un abitino, questo è super estivo, con le, senza spalle, senza spalline, con le sue taschine, la sua zip, bellissima la fantasia beige, con queste roselline ed è una taglia media, SM più o meno, è davvero stupendo per l'estate e per il mare, le vacanze, insomma, wow. Abbiamo poi questa felpina con le maniche corte, molto delicata, molto carina, fatta davvero molto bene, in condizioni perfette pari al nuovo, non è mai stata utilizzata ed è una SM più sulla S che sulla M, con queste righe molto shabby e questa camicia che esce. La cosa bella è che avete la sensazione di portare una camicia ma in realtà è tutto attaccato, quindi non avete la noia. Questa è una top a cui sono molto affezionata, della Ego, è una taglia S ed è bellissimo, un capo da boutique raffinato e particolare, sembra un foulard, bellissima la stampa, mi ricorda quasi Hermès addirittura, comunque mi ricorda tipo Prada, non so, mi ricorda le robe costosissime ed è fatto davvero molto bene, più lungo davanti più corto dietro, resta praticamente tutto aperto, è stupendo per l'estate perché fa quel vedo non vedo, ovviamente vi copre perché c'è tanto tessuto. Qua abbiamo un leggings taglia S in stile veramente barocco, meraviglioso, è un tessuto tipo jersey di quelli lucidi, quindi perfetto per la primavera, un bellissimo leggings vivace colorato, lo trovo adorabile, meraviglioso da mettere con anche solo un toppettino bianco, cioè siete particolarissime con veramente poco nulla. Abbiamo poi un giacchino, questa è una taglia M, è grigio, è l'apparenza molto semplice ma è molto particolare nelle rifiniture, vedete le maniche come sono tipo a punta, è troppo strano, anche le taschine così doppie sono molto particolari, un color tra il grigio e il lilla, e il lilac, insomma più sul grigio che sul lilac, un bellissimo giacchino per tutti i giorni in questo periodo, secondo me assolutamente perfetto. Abbiamo poi un top, anche questo è davvero bellissimo, fatto davvero molto bene, bianco taglia media. Allora, praticamente questo ha la zip, addirittura si chiude davanti con la zip e mi ricorda un sacco la Guess, quindi potrebbe benissimo essere un top di Guess, è veramente ben rifinito, proprio le ragazze Guess, non so se vi fanno venire in mente
anche a voi questo. E anche i due bottoncini, proprio come se fosse un gilet quasi. Davvero stupendo. Abbiamo poi un giacchino in ecopelle, questo è rosa, è una taglia M, rosa, rosa pallido, rosa antico. Davvero molto molto carino, e questo lo vedo bene anche con i vestitini come quello che indosso io adesso, i tubini, ma anche con dei jeans, delle bluse. Se vi serve un giacchino di ecopelle, questo è perfetto. E oltretutto è molto femminile, perché vedete, ha tutte le rouge sulla parte, cioè le rouge, non so come dire, il drappeggio. Guardate anche dietro che meraviglia, davvero carinissimo ragazze, proprio bello, è fatto davvero bene, simpatico, bello, bello anche il colore. Passiamo a Joss Cavalli, questa è una magliettina originale taglia S e ha un prezzo stratosferico veramente veramente competitivo, che solo al baule della Veronica potete trovare, lo sapete giusto? Questo classico, classica stampa cavalli da mettere con un jeans, anche come sottogiacca, la trovo semplicemente adorabile, bellissima, poi sempre Joss Cavalli. Abbiamo poi un jeans, questa è una taglia 42, non sembra una 42 molto esagerata, quindi anche 40 secondo me ci sta. È un jeans a vita bassa e costa soltanto 1 euro, ma tenuto molto bene. Abbiamo poi questa felpina particolare con degli inserti di tessuto diversi, un po' più leggeri, paillettosi. Io qua consiglio una SM non troppo abbondante, perché mi piace l'idea che cada bella morbida da mettere con i leggings, quindi non deve stare troppo succinta sulla figura. È un capo molto particolare, easy chic, basic, sporty chic, ecco. Un altro sporty, questo meno chic, diciamo più sporty, un pantalone bianco tipo della tuta, tenuto davvero molto bene per tutti i giorni, per stare in casa. Di questo periodo le tute sono molto ambite, quindi ecco, questi sono taglia unica, consiglio SM, c'hanno pure le taschine dietro, quindi vi fanno anche questo effetto del pantalone con la tasca, non male assolutamente, a parte che è bianco un po' delicatino. Poi abbiamo una maglia di moschino, questa mi è rincresciuta tantissimo perché ha delle piccole macchioline, vedete? Una cavolatissima, che volendo coloreria italiana la sistemate, oppure boh, non saprei, a me è dispiaciuto scartarla, quindi ho deciso di proporvela a questo prezzo perché è sempre un capo di moschino. Abbiamo poi un abito, questo spettacolare, ve l'ho già spoilerato ieri, è un vestito di Sofia d'Oriente, ricorda tantissimo la Desigual, praticamente è una perfetta imitazione, ed è un abito stupendo con la gonna midi in taglia M, corrisponde probabilmente a una 42, anche verso la 44 assolutamente, ed è spettacolare ragazze, io adoro questi colori. E poi comunque è abbastanza discreto, non è un Desigual troppo esagerato, cioè poi non è Desigual, è Soffio d'Oriente, quindi davvero bellissimo anche lo scollo a V. Una mini bag deliziosa deliziosa, questa si vede che è una bella borsettina in ecopelle, fatta davvero molto bene e comunque capiente nonostante sia piccolina, bellissima da portare a mano a tracolla, ovviamente magari non con questo outfit, mamma mia sono un pugno nell'occhio da vedere, magari ecco con un jeans, una camicia bianca, una felpina, insomma quello che volete voi. Passiamo poi a una gonna, questa è una taglia 42, 10,90 euro, un prezzo esorbitante, un prezzo troppo, insomma, troppo succulento, fatta davvero molto carina. Anche questa gonna c'ha la sua zip e ha tutti questi, a parte che bianca e nera è bellissima, il bianco e nero è sempre veramente intramontabile, e poi è davvero molto bella, sembra proprio una gonna da super boutique, un prezzo top per una gonna di veramente un bellissimo tessuto e una bellissima forma. Sono quei capi che indossati fanno un'ottima figura, vi danno un'allure da boutique, veramente avete speso 10,90 euro, che tante volte se ci pensate nemmeno il tessuto. Questa va bene, inutile che vi parlo, è andata sold out, una maglia da mettere con i leggings blu, belli colori, tipo in jersey, l'avevo messa forse a 3 euro, una cosa del genere, aveva solo dei piccoli segnettini sulla parte sopra ma quasi impercettibili, quindi è andata alla velocità supersonica, voi sapete chi l'ha acquistata. Abbiamo dei Donned Up a 2 euro ragazze, sono a vita bassa, sono una taglia 41 che è tra la 40 e la 42, sono a vita bassa pure loro, costavano l'ira di Dio quando sono usciti i Donned Up, costavano un bel po'. Abbiamo poi un toppettino, questo è molto sexy, di Tank, non l'ho scritto però è del brand Tank, il nostro brand locale, fatto davvero molto bene, ce lo vedo bene con un leggings di pelle e questo sopra bello lunghetto, fatto così, si incrocia dietro il collo, molto sexy, schiena nuda, insomma, cioè semi nuda, non nudissima, davvero bellissimo per una serata, anche da mettere con un blazer lungo e largo per fare qualcosa di nuovo, insomma, diverso dai soliti già visti.
Abbiamo una minigonna, questa semplicissima blu notte, costa soltanto 2,50 euro, una taglia 42, carina anche per andare al mare, in piscina, in spiaggia, anche per uscire, bella, sì, anche per uscire, ve lo dico. Un'altra abitino, anche questa di Tank, bellissimo color Tiffany, una taglia S, consiglio perché deve essere portato morbidissimo, con la gonna tutta con le balzettine, c'è sotto un'altra canottiera incorporata per la trasparenza e costa soltanto 6,90 euro, immaginatelo con un sandaletto basso quanto può essere carino. Oppure con un texano, e Sabina con i miei capelli, sì, l'abbiamo capito, dai. Un altro tubino, questo invece è tipo vintage, è in viscosa, costa soltanto 10 euro ed è una SM. Più o meno siamo sulla taglia 42, secondo me, a occhio, però vi dico la verità, non l'ho provato, sono andata proprio a occhio, ma vabbè, solitamente ci vedo abbastanza bene con le taglie. Questo è fatto davvero molto molto bene. Una tutina, questa invece è di Tezenis, è una taglia S, la vendo sia insieme che singolarmente, insieme ovviamente c'è più convenienza. Pantalone felpina, perfetto per stare in casa, perfetti per il tempo libero, insomma se dovete fare delle commissioni al volo in questo periodo, come lo ripeto sempre, lo so che la tuta è molto ambita, questa servirebbe a me che io non ho le tute, ve li faccio vedere comunque in caso separati, c'è la convenienza comprarla insieme perché vi costa soltanto 12 euro. Ovviamente la S di Tezzini sapete che è abbastanza morbida, ecco, non so qua dirvelo. Questo è un capo strepitoso vintage, ovviamente come piacciono a me, veste una taglia S anche se segna 42, mi sembra davvero streminzito ed è bellissimo. Alla zip, ha questi inserti in camoscino che scendono così, fa molto stile cavalli degli anni 90, cioè io ho una gonna molto simile di cavalli che adoro, che però è una taglia 40, però abbastanza morbida, vabbè, questi sono dettagli. Un'altra canotta, questa di Tezenis, costa 2 euro, c'è su tipo queste città, boh, mi ricorda un po' le canotte da uomo, non so come mai, però penso proprio che sia da donna, io questa la userei come pigiamino, nel senso per andare a dormire, non saprei come abbinarla per uscire, se vuoi, oppure per andare a correre o camminare, insomma, per un outfit un po' in stile androgino, quasi maschile direi. Un'altra t-shirt, questa invece è un po' più femminile, con queste righe color blu navy, con questo pizzo bianco sulla parte davanti che la rende un pochino più sfiziosa e più femminile. È bello anche la parte dietro con tutto il pizzo, carina da mettere coi jeans per tutti i giorni. Questa invece è andata sold out, erano belli i rossetti, caspita, li ho notati tra l'altro dopo, anche questa ha venduta pochissimo, tipo 3 euro, 4 euro, ora non ricordo esattamente la cifra, comunque è davvero una bella magliettina di quelle appunto per tutti i giorni. Abbiamo poi un pantalone, anche questo mi dispiace tantissimo perché ha un piccolo difettuccio, cioè ha due piccoli segnetti stupidini, un pantalone nuovo, costa 40 euro ed è prezzato tipo 20, io me lo metto a 2,90 perché nella parte dietro questi due segni non si capisce, un pantalone tipo di raso e io lo trovo adorabile con i tacchi e con delle maxi maglie tipo una canotta oppure con un body all'interno per questo stile un po' tipo Rihanna, J-Lo, insomma mi ha ispirato questi outfit hollywoodiani street style degli anni 2000. Abbiamo poi una felpina, questa è tutta trasparentina traforata, però vedete che la parte davanti è coperta, io consiglierei di mettere sotto una canottiera e costa soltanto 3,90 euro, è anche tipo mi sa da boutique. Abbiamo poi questa, 50 centesimi, un pochino rovinatina, ormai l'avevo inserita, quindi diciamo che i 50 centesimi vi escono le perle da poter riutilizzare, diciamo le perle che ha, perché poi, oppure per stare proprio in casa, per, non so, fare i mestieri quelli più duri, con la candeggina, non saprei che altro dirvi in merito. Abbiamo poi questi pantaloni di Tezenis, sono una taglia media e sono tipo un maculato ton sur ton sui toni neri grigi, molto molto carini anche questi, da mettere, e sono nuovi con etichetta, da mettere sia con i tacchi che anche con un look un po' più sportivo, con l'elastico, belli comodi, belli freschi per tutti i giorni, per stare in casa, per uscire, quello che volete voi. Una bitina invece, questa è una taglia unica, consiglio sempre appunto una SM per una vestibilità perfetta, ma fino anche a 44 secondo me. Carine tutte queste borchie, color tortora, un abitino per tutti i giorni, l'abito chiamato tipo da battaglia. Non è facile parlare per 20 minuti senza fermarsi per una persona tra l'altro con l'allergia in corso, quindi spero che voi apprezziate questo mio modo di fare, questo l'ho amato follemente, a parte che mi ha ricordato la Grecia, i limoni di Sicilia, cioè è stupendo ragazze, è un abito in taglia unica, a parte che adoro il collo alto, a parte che adoro il fiocco dietro, a parte che adoro tutto l'abito, è di una freschezza, di una eleganza, di una semplicità innata, guardate che bella questa fantasia. Sembra un quadro, è proprio un abito opera d'arte, come lo dico io. Anche questa è un'opera d'arte, questa è una vera e propria opera d'arte, un coprispalle, un
come sì, un giacchino con più spalle vintage, segna che è taglia 42, però a me sembra un po' piccino, guardate che meraviglia, è tutto in macrame verde, bottoni in tessuto, le maniche sono bellissime, il colore è perfetto per me, però credo che sia un po' piccino. È stupendo ragazze, con un semplice tubino, con, anche con i jeans e sotto magari una blusa, cioè wow, questo è un capo spettacolare. Guardate che meraviglia, cioè parla da solo quanto è bello. Questo invece è un abitino, la fantasia, io avevo un top uguale. Mia mamma fa, questo è il mio vestito, sì certo, XS, vabbè. Ce l'abbiamo un po' tutti nell'armadio questa fantasia e delle Smara, era uscito forse 2 o 3 anni fa, ora non ricordo esattamente. È sempre bellissimo, io avevo acquistato il top, un XS va bene anche se sapete che Smara veste largo, un bel scamiciato. Questa invece è una magliettina di Lovable. Spero di pronunciarlo giusto, adoro l'immagine che c'è sulla parte davanti, il colore nocciola, ce la vedo bene con un bel jeans a zampa, mi piace tantissimo ed è di ottima qualità, lo vablo. Questo invece è un pantalone, anche lui ormai era presente nel video, mi sono accorta che manca dei brillantini, una taglia 44 vita bassa, vedete, ed era della Mette, quindi è della Mette, non è che è morto, più o meno, però ecco, costava un botto della testa, io ve lo lascio a 50 centesimi se volete fare degli shorts, non lo so. Poi abbiamo un tubino meraviglioso della Molly Bracken, questa è una taglia M in camoscino ed è stupendo, io adoro questo brand, mi piace molto la femminilità e anche il tocco di, diciamo, di aggressività che dà, di rock, non so come spiegarvi, insomma mi piace questo brand perché è femminile tantissimo però allo stesso tempo aggressive, quindi io voto per Molly Bracken, brava Molly Bracken, mi piace. Abbiamo poi un jeans, anche questo costa pochissimo, fucsia, bellissimo il colore, fluo, e anche questo poteva costare ai suoi tempi chissà quanto, l'ho messo a 1 euro, potete fare anche uno shorts per il mare, per stare in casa, insomma potete riutilizzare il tessuto. Questa invece è una magliettina molto carina, un po' a pipistrello, di una finezza assurda, una taglia media fatta davvero molto bene, da boutique, sembra da boutique, poi non so da dove arrivi, e adoro il fatto che sia bianca, che sia molto fresca in jersey, che sia perfetta per la primavera, da mettere con i pantaloni, da mettere con i jeans, inizio ad avere la voce nasale e mancano ancora 4 minuti. È davvero una maglia stupenda ragazze, non qua ho perso la pazienza. Abbiamo poi questa anche che è che ve lo dico a fare, taglia 1 di Nara Camice, sapete che i prezzi delle camicie di Nara Camice, cioè 70, 80, 90 euro, spettacolare, però veramente soprattutto quelle di tanti anni fa, quelle di adesso un po' meno, li meritano, cioè meritano i soldi del baule, i prezzi del baule, ma sono davvero belle perché io le ho viste indossate, hanno una vestibilità pazzesca, non so se adesso è ancora così, ma sono bellissime. Questa è una felpina, c'ha tutti gli strass, è tutta ricoperta di strass, ve lo dico, costa 7 euro, è una taglia unica, nera, un po' lunghetta da mettere appunto anche lei con i leggings, con i jeans, bella la zip così, particolare, simpatica per tutti i giorni, una felpina molto carina da mettere su così adesso che siamo in primavera. Poi abbiamo una gonna vintage, questa taglia 44, provata, me ne sono innamorata, è un po' morbida per me, però mi va, nel senso c'è ancora spazio per una taglia in più, è spettacolare, la gonna tubino nera per eccellenza, fresca, bella, cioè rifinita da Dio, è stupenda, che devo dirvi. Anche questo è stupendo, cioè questo sono quei capi che mi creano felicità perché non te li immagini, cioè è una maglia d'azzurra con sto collo in pellicetta maculata, cioè ho detto ma che cos'è, cioè ma che bella è, ma che strana è, ma che particolare è, cioè me la sono subito immaginata addosso a me e mi è piaciuta tantissimo, veramente, cioè boh, sono quelle cose di tipo colpo di fulmine, non so, capirà anche a voi sicuramente. Questo è uno shorts stupendo, sempre della mia amica Molly Bracken, bellissimo, anche questo super femminile, super estivo. Adoro le righe azzurre bianche con questi spruzzi bianchi di felicità e questo fiocco e queste taschine finte, cioè sono troppo belle le cose, ci metterei solo la boutique di Molly Bracken. Ecco qua un paio di zeppe strepitose di Tommy Hilfiger, spero di averlo detto giusto, pari al nuovo, sono bellissime, il prezzo, attenzione, 18 euro ragazze, numero 38, queste sono sciccosissime per l'estate, sono tutte in tessuto, quindi penso che siano super confortevoli anche al piede, e poi blu così, cioè sono elegantissime, cioè queste le comprerei subitissimo se fossi voi e se avessi il 38, sono belle fini, ho già immaginato 50.000 outfit e... veramente sono delle scarpe che meritano e il prezzo del baule è sempre, ha sempre una marcia in più, cioè stasera mi lodo da me.
prima che mi venga l'allergia. Una gonnellina, questa è vintage, taglia 40, molto carina anche questa, super anni 90, una longhette color crema, bella, da poter sdrammatizzare con delle t-shirt, delle bluse simpatiche e vivaci. E niente ragazze, siamo giunti al termine di questo video. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti un buon weekend, ovviamente domani ci sarà un nuovo video, scusate se faccio un po' tardi, ma ho un sacco di cose da fare in questo periodo, mamma mia. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, e guardate il mio outfit, che bello, guardate che bello questo vestito, ho ricevuto un sacco di complimenti oggi, cioè ieri. Iscrivetevi a YouTube, questo non l'ho spostato, vabbè, e in realtà doveva essere più avanti, va bene. Buonanotte, ah no, c'è lo stesso, ciao!